Ciao a tutti! Questa mattina siamo partiti da Kumbai, che è un paese forse... Di Tokyo! Kumbai! Abbiamo preso il sentiero per raggiungere i bivacchi di Salvedaria Vecchia e Salvedaria Nuova e poi proseguiamo per Maiga Mount e il Monte Crepe. Oggi è il 29 di febbraio e ci sono 5 gradi. Un sacco di alberi. E io lo faccio passare sul più grosso. Arrivati a questo incrocio, guardiamo il cartaglio cosa dice. Allora, qui a destra c'è il bivacco Salvedaria Nuova e là sotto, non so se si vede, c'è Salvedaria Vecchia, che adesso andiamo a vedere subito. Questa è un'ex staglia. Casera Salvedaria Vecchia, infatti c'è scritto. E qui c'è tutta la storia. E qui sopra dovrebbe esserci il bivacco. Salvedaria Vecchia. Qui siamo a 1247. Proviamo ad aprire. Terribile. Qui abbiamo una legnaia. Oh! Qui abbiamo il tavolo, un caminetto, degli appendini e una solita cucina economica, una stufetta per scaldarsi, della carbonella a scoppe, un altro tavolo per mangiare. C'è molto buio però qui, non ci sono tante finestre, cioè le finestre ci sono ma sono piccoline per illuminare. E di là c'è un'altra zona. Qui c'è un'altra stufa, un'altra tavola,
delle panche. Sì, forse queste finestre si possono aprire per fare un po' più di luce. Ce ne sono tantissime e piccole. Il soprannome del posto è Hotel Sa Cappelle, 3367 stelle. Qui c'è un'altra legnaia, sempre vecchia staglia. Non mi sembra di trovare niente per dormire, ma sicuramente c'è, basta solo cercare. Buongiorno. Dopo Salvedaglia Vecchia, 5-10 minuti di strada e troviamo Salvedaglia Nova. Qui dovrebbe esserci anche il posto per dormire nel piano superiore. C'è una borraccia, quindi vuol dire che c'è qualcuno. No, è una bottiglia di vino. Qui un po' di legna. Guardiamo subito fuori cosa c'è. Due belle tavolate giganti per mangiare. Altra legna e zona barbecue con griglie e tutto quello che serve. Qui è proprio il posto delle grigliate, secondo me. Entriamo, c'è abbastanza buio. Allora, qui in entrata non so se vedete, ma c'è una cucina economica, una stufa. Qui abbiamo la zona giorno, tavolo, sedie e una mensola di fortuna, bellissima. Libro del bivacco, libretto. Ma nota negativa, qualcuno ha lasciato la bottiglia di prosecco vuota. Poi ci sia piena anche, sia fuori per farla star fresca, chi lo sa. Dopo guardiamo. Qui c'è la scopa, sì, c'è possibilità di aprire la finestra per fare un po' più luce. Diamo un'occhiata qui se c'è della legna, benissimo. E poi si va al piano superiore. Proviamo a salire. Qui abbiamo due locali. Qui c'è un piano dove si può dormire vicino alla cappa della stufa. E di qua abbiamo delle reti, un'altra rete, un letto a castello. Molto bello. Molto molto bello. Allora, per fare la legna abbiamo preparato
po' di legnetti piccoli per accendere, la misura un po' più grande, e dei pezzi per il mantenimento. Abbiamo improvvisato un tagliere usando sotto ovviamente la confezione dello speck, così non va a prendere su delle schegge di legno, e diamo una tagliatina a questo speck e dopo lo facciamo abbrustolire e rosolare bene nella pentola. Allora, attenzione che sto opino qua piccolino, taglia tutto. Lo mettiamo qui perché là ci voglio farlo a piedino. Voilà. Là. Mettiamo, faccio la foto. O da Instagram. Allora, gli antipasto. Mentre lo speck rosola, ci facciamo delle piadinette senza glutine, crack, lo scaldiamo bene qui, poi ci mettiamo l'asiago e altro speck. Stiamo rosolando lo speck perché vogliamo fare una specie di carbonara senza pancetta con lo speck e le uova, il parmigiano ovviamente. Di qua invece sto scaldando la piadina. Mettiamo l'asiago a sciogliere sulla piadina calda. Poi ci aggiungiamo anche lo speck. Nel frattempo sto anche qua. Va qua. Allora bisogna farlo con amore. Là. Che bontà! Là. E non potete immaginare che profumo! La piadina è pronta, anche filante. Amore? Sì. Una. Yummy. E due. Buon appetito. Chef Bivacco oggi vi propone una carbonara rivisitata con lo speck. Allora, mettiamo su l'acqua per fare la pasta, mettiamo un po' di sale, bigoli al torchio freschi, acqua che bolle. Questo è un segreto per non avere, cioè, lo scolapasta da far bollire, poi prepara il sugo. Qua è la versione smart carbonara. Direttamente risottata in padella. Acqua che bolle e allegria. Stanno diventando belli grossi, guarda qua, belli cicciotti. Bigoli grossi, insomma. E dopo, quando sono al dente, non distrarmi. Bigoli al dente. Ci mettiamo le uova e il formaggio. Rompiamo le uova. Una. Scusa, bene. Ok, un quintale. Mamma che profumo, Mario. La rivisitazione di questa carbonara è nel fatto che ci sono i bigoli dentro, l'uovo lo buttiamo dentro così a onda, e abbiamo fatto lo speck. È una versione un po' più montanara. Giusto, giusto, giusto. Una rivisitazione montana da bivacco. È quasi un speck. Vado di speck. Così, con senza ritegno. Maria, ti conviene chiamare qualcuno se ci dà una mano? A mangiare? No. Moriremo. Sì.
Sì. Il nostro grana padano. Ha butto tutto. Vuoi portarlo a casa? Vabbè. No. Raga, cioè top. Qual è? 8 stelle Michelin. Posso fare una foto con il cellulare? Certo. Me lo passi che lì vicino a te. Allora, facciamo un primo piano. Mamma. E buon appetito! Metti in angolo perché sennò si secca tutto. E buon appetito! Spettacolo. Siamo super in ombra, forse abbiamo solo i visi alla luce. Cin cin. Insuperabile. Spettacolare. Qua ogni ricetta in escalation fa più buone. Abbiamo messo su il caffè, caffettino per finire il nostro pranzo, ci vuole sempre. E poi andiamo verso... verso il Monte Crepe. Allora, bivacco pulito in ordine, mi raccomando, lasciare sempre pulito in ordine per il prossimo che arriva. Abbiamo lasciato anche 2-3 pezzetti in più di legna tagliata qui fuori, pronta, e anche degli altri ramoscelli qui agli asciutto. E adesso chiudiamo bene e proseguiamo per la nostra via. E da qui si apre una vista fantastica. Abbiamo alla sinistra Maigamont e a destra il Monte Crepe. Eccoci arrivati al Monte Crepe, è a 3000, sì, 1346. Qui c'è la croce e eccoci sulla cresta del Monte Crepe. Io pensavo fosse anche Suzette, ma invece no. Suzette! E c'è anche una già versione Taliban. E guardate però che vista. Ma che spettacolo. Sembra di essere i padroni del mondo da qua sopra. Un posto stupendo. Non smetto mai di girare in tondo e di vedere tutto quanto. Ma che montagne sono quelle? Sono delle montagne belle. E anche per oggi è tutto, ciao e alla prossima! Abbiamo un pezzo di malga da fare! Ciao! Ciao. Buongiorno! Ciao. Siamo arrivati al bivacco della Maigamont. Entriamo. Oh, che bella tavolata! Qua la porta è molto più seria. Oh. Vediamo cosa c'è qua. Ah sì, c'è un bel caminetto, ma gigante. Poi abbiamo un fornello, lavandino. Lavandino che non funziona. Cammina monti. Stupendo. È il bivacco Mount. Abbiamo appena visto scritto. Vediamo di qua, c'è super buio, non si vede niente, ma non abbiamo aperto le finestre. Comunque qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 posti letto. Qui c'è una bella tavolata, ci si sta in 12, 14. C'è della legna. Qui nel bivacco Mount approfittiamo per farci un tè caldo, perché dopo dritti fino alla macchina. E Jenny, vediamo se tira fuori una sorpresina.
Ci starebbe sia un cioccolatino che qualche biscotto, vediamo. Anche il cioccolatino. Biscottini. Cioccolato. Tec. E caramella. Sì. Lasciamo anche questo ultimo bivacco e andiamo verso la macchina. Notare sempre il panorama sulla valle bellunese, penso sia il Piave quello lì che si vede. Stiamo tornando alla macchina e è iniziato a nevicare. Qui non piove, infatti abbiamo detto beh, se si butta in pioggia no, c'è freddo, quindi noi padani non siamo abituati alla neve, quindi abbiamo sempre in mente la pioggia. Di fresco, solo che fiocca sempre di più, eh. Guarda, fiocca, andiamo, fiocca. Vieni, vediamo se si vede. Non so. Vedi? Guarda. Vedi la vettina ghiacciata? Sì, in teoria si dovrebbe vedere. E non so come si fa a vedere così contro... Cioè, io non vedo più niente da quanto ce n'è. Anche per oggi vi salutiamo. E ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!